davvero necessario un video su come fare il bidet? Non è una cosa così radicata ormai nelle nostre abitudini e tutte sappiamo esattamente come farlo? Beh, evidentemente è necessario, perché quando chiedo come viene eseguita l'igiene intima, quanto spesso, con quanti prodotti, non sempre, anzi spesso, le risposte che mi sono date non sono così soddisfacenti. Ciao, sono dottoressa ostetrica Chiara, mi occupo di benessere femminile prevenendo e curando i sintomi intimi delle donne. Questo non significa puntare il dito contro l'igiene delle donne, assolutamente no, semplicemente che spesso abbiamo delle informazioni che non sono corrette oppure non sono complete e così via. Allora, in primis c'è da dire che spesso le donne si lavano troppo, cioè lavarsi troppo a livello intimo può causare dei problemi, tanto quanto non lavarsi, quindi attenzione ai troppi lavaggi. Il bidet andrebbe fatto una, massimo 2 volte al giorno, una volta con il detergente e eventuali altre volte con acqua semplicemente. Poi c'è da parlare del detergente intimo. Attenzione, qui c'è il problema più importante, nel senso che spessissimo non si sa che tipo di detergente usare. Allora, è importante scegliere il pH corretto in base alla tua fase di vita. Le bambine e le donne in menopausa dovrebbero scegliere un detergente con pH neutro. Le donne invece in età fertile dovrebbero usare un pH acido, quindi tra 3,5 e 4,5. È importantissimo anche scegliere un detergente in base agli ingredienti, che siano naturali, che siano sani. E per questo motivo ti consiglio di guardare l'indice INCI, INCI su Google. Puoi inserire la marca del tuo detergente, specificando nella ricerca la parola INCI e scoprirai se ha un indice INCI buono, quindi è un prodotto valido con ingredienti sani che fanno bene alla pelle e alla mucosa, oppure scadente. E sulla base di questo puoi aiutarti nella ricerca. Poi bisogna specificare che durante il bidet bisogna lavare separatamente vagina e ano. Prima si lava la parte più pulita, cioè la parte della vagina. Una volta lavata questa, si può passare all'ano, senza tornare indietro, quindi non si porta mai il sapone e l'acqua dall'ano verso la vagina, ma si va sempre verso il basso. Idem asciugandosi, ed è importantissimo cambiare molto spesso l'asciugamano intimo. Quando ti fai la doccia o il bagno, porta con te il detergente intimo, oppure utilizza solo acqua, ma non utilizzare mai il bagnoschiuma perché non ha le caratteristiche di cui abbiamo parlato prima. Se ti va, raccontami nei commenti se ti ho detto qualcosa di nuovo, condividi questo video per rendere queste informazioni alla portata di tutte e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!